Invece dal punto di vista dei suggerimenti d'ascolto, diciamo lo svolgimento, che è anche un po' emotivo, il primo movimento come appunto il luogo degli affetti, il luogo della famiglia e anche un luogo pieno di luce, perché la casa in cui abitano il committente e R è una casa pienissima di luce e questo lo si sente nella scelta timbrica, nel gioco dei fiati all'inizio che quasi zampillano in un certo senso, le percussioni, insomma la luce è un elemento molto presente, essendo una casa però anche un luogo di confronto, è un luogo in cui non tutto va sempre liscio, un luogo in cui ci sono dei momenti di malinconia, insomma è una casa, ne capita di cotte di cruce, dei gesti eclatanti, ma sei pazzo, hai fatto questo, no? Il secondo movimento, che è quello degli occhi, ha una sorta di descrizione degli occhi, il pianoforte da solo suona un piccolo corale che dipinge questi occhi e una volta dipinti questi occhi, come vi dicevo prima, vengono aperti però. Allora ho fatto in modo che gli archi dell'orchestra tenessero gli occhi aperti, no? Prendessero l'ultimo accordo del pianoforte e lo tenessero lì, ogni tanto sbattendo le palpebre, e sopra tutto questo il mondo si attivasse, entrasse negli occhi in un certo senso. Alla fine di questo percorso si torna al corale iniziale, ma non è più lo stesso, come la tradizione della storia della musica insegna, e quindi ciò che è passato del mondo entra a far parte del gioco, nel senso che ci sono dei dialoghi tra l'orchestra e il pianoforte, dei raddoppi, i suoni, semplicemente il timbro cambia, c'è un lavoro piuttosto preciso, non so se è raffinato, ma preciso sul timbro in questo senso. Il terzo movimento è quello delle conquiste, si intitola Conquista, era una donna attiva, una donna sportiva, una donna attivissima sul lavoro, vulcanica, propulsiva, dal carattere forse non facilissimo, e quindi c'è molto movimento e molta dinamica interna in questo terzo movimento, anche semplicemente tra le mani destra e sinistra del pianoforte. Veramente la Silvestri mi ha mandato delle mail di fuoco quando ha avuto la partitura. Ma tu sei morto a scrivere questo. E abbiamo avuto gli scambi piuttosto vivaci anche sul metronomo, eccetera. Anche perché, adesso poi non lo farò più nella vita, ma per esempio nelle battute iniziali ho voluto evidenziare al massimo il fatto che ogni linea fosse un inizio di discorso al quale rispondeva subito un seguito, come in quasi uno stretto di fuga tradizionale, e gliel'ho proprio scritto tra i due pentagrammi, anche quando avrei potuto scrivere quasi un arpeggio veloce con una mano sola, come lei oggi mi ha chiesto, la prossima volta correggerò, no? Perché mentalmente per lei significa questo, ma per me significa e tutto il movimento è costruito così, veramente difficile, con momenti orgiastici, perché sono conquiste realizzate quando si vince una gara, quando professionalmente si ha un risultato, insomma questo capita, è un finale che ho voluto lasciare conclusivo ma non definitivo, e conquiste ce ne saranno ancora molte nella storia e nella vita di Er. E la notte è una notte che si conclude, mi piace dirlo perché forse è un buon suggerimento d'ascolto, con un rapporto intenso con la natura. Loro vivono in una casa con queste grandi finestre e un parco intorno, per cui anche di notte, io l'ho vista di notte la loro casa,
gli alberi, le piante, c'è un prato, sono estremamente presenti, per cui questa notte si conclude con dei gesti che rendono il pianoforte il più possibile vicino a forme organiche, fluido, un po' liquido, insomma, l'idea è quella. Che non ha a che fare con R, ma ha a che fare con gli altri quattro movimenti. E cioè, è la musica che ho ideato per far terminare la rotazione del prisma. A un certo punto mi è venuta in mente una, non è nemmeno un'immagine, una piccola spiegazione che è quella che ho offerto al committente quando mi chiedeva, ma l'ultimo, com'è? Ma cosa hai messo dentro? E gli ho detto, è come il codice fiscale. Il cognome, nome, luogo e data di nascita, città di residenza, e poi c'è quell'ultima cifra che è unica per ciascun codice fiscale e dipende dalle cifre precedenti, c'è un algoritmo che te la calcola. Se tu hai fatto questo, allora così. E per me è stato proprio questo, cioè quando sono arrivato alla liquidità della notte mi sono reso conto che il prisma aveva bisogno di quell'altra cosa. E questa è proprio una cosa un po' da musicisti, se io non la so spiegare. A un certo punto senti che è così e lo scrivi, è un movimento ritmico animato, credo anche molto vitale, saltellante, lì l'orchestra è difficilissimo, stati bravissimi, spero che stasera suonino come hanno fatto in prova, perché è una meraviglia ed è un gioco, certo chiude perché a un certo punto il pezzo doveva finire, ma quasi dando la spinta al prisma per ipotizzare che il gioco ricominci, no? Quindi mi piaceva l'idea di caricare questo concerto con una trottola, con una molla che potesse poi muoversi ancora.